È grippato. Porco! Stai scherzando? E girava 600 cavalli così. Non è conosciuto. Sono fumato. E vedi che è grippato qua. Qui dove ma stai bene, sbaglio storta. Ma sei scemo? Ma non è vero che non girava così. Gli manca un pezzo. Pistone rotto, una biella piegata faceva 606 cavalli. È rimasto accelerato. Salve raga, benvenuti in questo nuovo video. Devo dirvi una cosa che vi ho tenuto nascosto per un sacco di tempo. Alcuni di voi lo sanno, se ne sono accorti. 7 mesi fa, durante l'ultima crazy run, abbiamo portato la Supra con noi. Abbiamo esagerato. Lag, anti-launch, anti-lello. Anti di qui, anti di là. Alla fine della crisi run, io e Fabio Topichini abbiamo deciso di guardare nel sottocoppa e aprendo abbiamo trovato un pezzo di pistone. Quindi questo vuol dire che c'è qualcosa che non va nella macchina e abbiamo deciso di smontare tutto il motore, dato che aveva 100.000 km ed era ancora originale col single turbo ma non forgiato all'interno, per farvi vedere su YouTube Italia come si forgia un motore 2JZ come si deve. Faremo tutta la parte interna del motore, andremo a comprare tutti i pezzi più fighi possibili e immaginabili dentro e fuori per fare un motore che va davvero forte, ma anche un vano motore figo quando apre il cofano, cosa che oggi non aveva. Ma adesso andiamo in officina a smontare il motore con Fabio e a vedere realmente che danni abbiamo fatto su quel povero Sobra. Sento che la usiamo da rapina questa macchina, siamo in giro come matti. E dopo una crazy run davvero faticosa, quest'auto è il momento di farla riposare un po'. Dunque qui Fabio, Top Gear, che ormai è l'uomo jolly nostro di tutto, M5, Supra. Ma qui la macchina, la smontiamo, tiriamo giù tutto e man mano che andiamo avanti guardiamo le canne, i pistoni. Dopodiché ordiniamo tutto, ordiniamo pistoni da gara, ordiniamo bielle da gara, bronzine banco, guarnizioni. Mi sento male. Iniettori. Abbiamo fatto anche revisione della scatola dello sterzo, che fuori di guidarla come una bestia cominciava a avere gioco. Diamo una rinfrescata a questa Supra che ormai, poverina, cantava da bestia, 600 cavalli. Ma non posso avere una Supra che non ha 1000 cavalli. È andato in fissa. E anche Fabio mi ha detto, cazzo fai, mi fai quei cavalli? Quindi lui, 2GZ, su turbine, la che riposa. Cambieremo i supporti motore che sono arrivati. Cambieremo il supporto del cambio. E via, così. Cosa dici Fabio? Una volta che ci siamo. Balliamo. O bene o niente. Quindi ora tiriamo giù la testa, cominciamo a dargli un occhio. Dopodiché, Restep, tieni qui pronto. Dani, perché devo ordinarti un po' di cose. E qua bisogna correre. Questa macchina deve tornare in strada il prima possibile. O no? Anche perché gli sta conquistando. Gli ho conquistato il banco, quindi obbligato a ridarmi la macchina il prima possibile. Sapete come mi ha comunicato Fabio che avrei dovuto riparare il motore e che lui ovviamente l'aveva già smontato perché non mi ha chiesto un cazzo? Con questo video. Vai Luco, metti in moto, vai. Questo mi fa capire che ho a che fare io. Mm-hmm. Piattelli valvole, li rimuove. Hanno numerati perché sono tutti segnati con delle tolleranze diverse l'una dall'altra. Guarda che bel motore. Via la testa. Senti come scricchiola, la guarnizioncina. Adesso la esaminiamo. Guarda quanta ruggine. Beh, è normale anche negli altri motori, no? No. No, è ruggine perché il radiatore è ruggine dentro e si porta in giro l'acqua con la ruggine. Davvero? Allora, già su l'MLS, La una guarnizione della Madonna già. Vedi tutti i condotti pieni di ruggine. Pistoni, secondo me. Mamma mia. Originali o meno. Come diametro, dici? Dobbiamo capire. Così partiamo a ordinare come delle bestie, tutto pistoni bielle,
bronzine, tutto. Anche le bronzine bisogna guardarsi a mangiare rettificato l'albero, no? Non credo, perché di solito l'albero del 2GZ è buono. C'è un motore Hyundai, in realtà è il motore più amato del mondo. Perché Hyundai? Perché è 6 cilindri. Cioè? È grippato. Porco! Porco! Stai scherzando? Si vede anche a occhio, porca miseria. Guarda che roba lì. E girava 600 cavalli così? Sì. Quanti ne aveva? 1000? Ma era così da un po', dici? Sì, non è nuovo. Perché poi è tutto segnato. Ma no, dico no. È tutto segnato. Verso anche nord. E quindi in questo caso cosa bisogna fare? Dobbiamo rettificare. Quello è grippato anche lui. Qua ci c'è una stecca. Sì, lì manca un pezzetto di pistola. No, è così, è sporco e basta. Ah, cioè, il segno lo sento. Questo è segnato anche lui. Meno. Questo poco. Quello meno. Qua è il cazzo. Qua c'è un segno della Madonna. Adesso cosa stai togliendo? Adesso andiamo a vedere il bronzino sotto. Ok, sono. E adesso a noi, giusto? Bronzine. Come ti sembrano? Ancora buone. Ah, tutto sommato. Sì, sono consumate bene. In maniera uniforme. Ma quindi con quello che abbiamo appena trovato non c'entrano nulla le bronzine? No, le bronzine sono a posto. E vedi qui qualche pezzetto di qualcosa è entrato. Vedi che ha segnato. Sì, si vede molto anche. La riga? Sì. Che pezzetto di qualcosa potrebbe essere? Adesso lo ispezioniamo e vediamo. Adesso tiriamo via i pistoni e vediamo che cosa hanno. Lo dici? Sì, c'è questa. Vedi che c'è una riga qua. Però l'albero è segnato? No, l'albero, a vederlo, no. Le bronzine sono belle, per favore. Bello originale. Pistone? Come l'hai conosciuto? Pistone fumato. Sì? E vedi che è grippato qua. Sì. Vabbè. Qui dove praticamente... Ma sta bene, sbaglio storta. Ma sei scemo? Ma non è vero che non giravamo così. Andavamo in giro così. E andava forte, andava. E faceva 600 cavalli? Ma come mai è così storta secondo voi? Per quello che si è piegata. Ma dai, se fossero così piegata sarebbe un problema. No, questa è dritta. No! È dritta storia. Questa? Questa è dritta. Non ci credo. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato. Sì, qui se saltava la biella, ciao, sai. Vedi? Dove usciva? Da che qua spettacolo. Buttavamo via tutto. Che spettacolo aprire il motore in tempo. Questa è dritta, quindi non le hanno fatte così. Guarda questa. Oddio. Non ci voglio credere. Guarda che roba. Bellissimo, bello. Sì? Ah, sì. Bello, meno male, qualcosa di bello. Sì, sono belle. Quindi questi sono da cambiare o no? Sì, certo. Sì, queste sì. Tutto. Anche se sono belle. Le bronzine, una volta che apri il motore le devi cambiare, perché se le bronzine le rimetti su usate, rischi che vanno fuori sede e girano dentro l'albero. Ok. No. Puttana, sei grosso. Uè, è bello! Bellissimo. Come al solito. Tiratore di olio bruciato. Però è bello, questo. Bellissimo. L'albero è bello. Bellissimo. E questa penso sia la notizia migliore. Ah sì, sì, sono 5, meno male. 5 finfis. È bello liscio, giusto? Sì, è bello liscio. Senza meno male. Il banco è bello. Quindi qua è bello. Sì, adesso riguardiamo i cilindri. Adesso. Bene, ora vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è il pistone del cilindro 3, cilindro 4. Questo è il pistone del cilindro 3. Ah! Gli manca un pezzo che mi sa che è in coppa. Porca troia, ragazzi. Quante sorprese. Cioè, pistone rotto, una biella piegata, faceva 606 cavalli. Abbiamo fatto 10-15 mila chilometri a fuoco. Poverina. La macchina l'ha fatta una piega. Povera grazie, macchina. Supra, che non si è comportata come quella bestia dell'M5 che è esplosa. Signore e signori, prima che vi dica quello che devo dirvi, online su bifui.it, cappellino e felpa, se le comprate insieme il bundle costa meno, quindi è una cosa fighissima. Dietro di me stanno già riassemblando il motore, perché...
Non abbiamo perso tempo. Grazie a Valerio, a Mr. Turbina che ci sta dando una gran mano. Grazie a Garage 52, Mirko, che ci sta dando un supporto incredibile con tutti i pezzi che mancavano. Ma soprattutto sono qua per dirvi un'altra cosa. Già che il motore era fuori dalla macchina, abbiamo deciso di fare tutta la verniciatura, gli abbiamo cambiato colore, l'abbiamo allargata, gli abbiamo fatto gli interni, i sedili, l'impianto stereo, abbiamo fatto tutte le boccole e un assetto unico nel suo genere che vedrete presto che tecnologia abbiamo utilizzato. Ci vediamo nel prossimo video dove assembliamo, chiudiamo, rinfiliamo il motore dentro la macchina, dopodiché vi farò vedere la macchina come diavolo è venuta. Vi dico solo una cosa, dipinta a mano. Ci vediamo nel prossimo video.